Per tutto questo ho speso 180 euro. Secondo voi è un affare? Abbastanza bene, dai. Sei pronto al video? No. Let's go. Burro. Ragazzi, eccoci qua a un nuovo video. Oggi in compagnia del mitico Cugi. Ciao ragazzi. Mi serviva una mano perché anche stavolta ho preso un sacco di roba. Devo aiutarlo. Cugi non sa niente, quindi spiegherò a lui e spiegherò a voi come funziona questo video. Sempre dal signore che mi è venuto alle PlayStation, quelle 20 PlayStation che avete visto nel video precedente, mi ha chiamato e mi ha detto: guarda zii, ho un sacco di roba per te. Avevo ragione. Porco di... Molte cose non funzionavano, però alla fine è stato un affare. Ho detto vabbè, rifacciamolo. Ecco, mi ha dato sempre un sacco di console, ma stavolta non PlayStation. Basta PlayStation, neanche abbastanza, no? Dire proprio di sì. Xbox, Nintendo e sempre Nintendo. Sono due affari. Due, ok. Sì, nel primo ho speso 180 euro. Un bel po'. Che è forse il migliore, ma questo me lo dovete dire voi. Io ho preferito il secondo, poi vi spiegherò anche il perché. E nel secondo ho speso 100 euro. Starò io a vedere quale dei due è il migliore. Vediamo. Vediamo. Cugi farà la voce del popolo. Come primo affare andremo per categorie. La prima categoria sono le Xbox 360. Chiamiamola okay. Così perché per la maggior parte. Adesso andiamo a prenderle. Ecco a te Cugi. Oh, che paccone. Piccolo inconveniente. Non ci sta neanche nell'inquadratura. Togliamolo, se non ho sbagliato un cazzo. Te le passo un po' la volta, va? Qua ci sono libretti. Ok, raga, questa volta ho già pulito tutto. Ah, bene, bene. Quindi ogni tanto vedete gli spezzoni dove le pulisco. Ho già provato tutto, quindi so già com'è andata. E vi dico, poteva andare meglio, sinceramente. Poteva andare meglio. Allora, come prima cosa vi faccio vedere Xbox 360. Sì, una delle più burde perché ha 4 giga di hard disk. E la vediamo. Al Kinect dentro? Sì. È come nuova d'estetica, sinceramente, è veramente come nuova. È più grande di quello che mi ricordassi. Mamma, è gigante, raga. Cugi. Quello dell'Xbox One è ancora più grosso. Ecco, raga, come vedete, com'è? Messa bene. Guarda, secondo me, non dico in perfette condizioni, ma quasi, cioè... Ecco, però sta stanza, come vi sto facendo vedere, ha un difetto di merda che hanno tutte le Xbox. Ossia... il carrellino dei dischi. Ah, vedi che è uscito fuori. È uscito fuori e non rientra. Quando l'ho acceso la prima volta era tutto a posto. Poi ho rischiacciato il pulsante e mi è successo questo. Ma se sapete come risolvere mi dovete aiutare. Scrivetelo nei commenti se qualcuno sa come aiutarlo. Peraltro funziona anche bene. Leggeva a letto il disco che c'era già dentro e poi non sono più riuscito a metterlo. È un peccato. Vi ricordo, questo è l'affare da 180 euro. Vi dico io quando finisce, perché sono tante cose. Next. Cosa bella che la scatola sì, è rovinata. C'ha due tagli nel davanti come avete visto, però è completa di tutto. Poi, come secondo Xbox... Vediamo. Ah, White Edition. Esatto. Bella anche la White Edition. Questa funziona bene, per fortuna. Non ha problemi di carrellino. Un pochino sì. Ovviamente. Cioè questo tasto non funziona. Il tastino del carrellino. E quindi la devi fare spallare con il controller. Cioè se c'è presente che devi entrare nel menu Fai spelli. Abbiamo anche la scatola, anche di questa. È l'edizione con Halo 3. Ah, bello. Bello. Volevo dire, era l'edizione con Halo 3. Vi faccio vedere dove è caduta. Sta bene. È caduta sopra la scatola, poi ha colpito un po' l'altra Xbox. Ma dell'altra Xbox tanto non funziona il carrellino, quindi sti c***o. Mi sono spaventato. Che curiosità, vendevano a 380 euro. Porca puttana. 380 euro. Noi ci lamentiamo della PlayStation 5, ma anche prima così costavano così le console. È vero. E la PlayStation 3 d'altronde. Sì, anche la PlayStation 3 quanto costava 600 euro nuova. Sì. La scatola è messa discretamente, non è perfetta, anzi tutt'altro, però ci sta. E soprattutto anche questa c'ha tutti i librettini eccetera. Le periferiche, ossia i controller e gli accessori, li vediamo dopo. Questa non aveva il Kinect, giusto? No, niente Kinect. Allora, Cugi, preferisci Nintendo o Xbox? Direi di cambiare e andare su Nintendo. Dai, Nintendo. Questa è la parte più corposa. Sia perché è andata meglio rispetto alle altre. Cioè l'Xbox 360 ottimo. Con quei difetti sono meno vendibili. Invece qua è andata meglio. Oh, olè. Qualcuno ha ordinato un po'. È all you can eat di console. Nintendo Wii. Quante? Contiamole. Una, due, tre,
4 e 5. E sembrano anche in ottime condizioni. Abbiamo 5 Nintendo Wii. Aspetta che ve le faccio vedere meglio. Abbiamo 5 Nintendo Wii. Allora, alcune, come vedete, mancano lo sportellino. E funzionano tutte bene, tranne sta stronza. Infatti gli ho messo l'adesivo non legge dischi, maledetta. Quindi 4 funzionano bene. Ovviamente man mano che andiamo avanti dovete dirmi se secondo voi è un affare, sia per tutte le tranche e qual è la vostra console preferita che state vedendo. Poi qua ovviamente gli accessori. Ti faccio vedere, Cugi. Vediamo un po'. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Abbiamo per te un mazzo di nunchuck. Grazie, ma che bello. Poi il controller, cioè come si chiamano? Mi trovi impreparato? Cucci. Non lo so. I Wiimote. Ah, è vero. Tenzu. È vero. I Wiimote. Wiimote. Scusate, non sono un giocatore di Nintendo accanito. Sei un sonaro. Sono un sonaro. Allora, 4 di questi non funzionano o hanno dei difetti. Non funzionano alcuni tasti, per esempio. O il contatto batterie funziona male. Però gli altri 4... funzionano bene. Gli altri 4 funzionano bene. Meno male. E poi per 4 console, 4 Wii Mot. Porca miseria. Quelli che funzionano non hanno il Wii Motion Plus incluso, ma abbiamo 4 Motion Plus separato. Questo QC serve per alcuni giochi. Pratica, prendi il controller, lo sticchi. Adesso hai un controller col Wii Motion Plus per giocare a Wii Sport Resort, per esempio. Cioè, è un sensore in pratica. Cos'è? Che cazzo, non ho mai capito. Sarà un coso, sì, un sensore. O comunque una tecnologia che serve per alcuni movimenti. Ah, ok, ok. Più precisa per gli ultimi giochi fatti per la Wii. Ma non sono tutte qua le Wii. Ti ho lasciato la ciliegina. Ah, no? Oh, vediamo, sono curioso. Questa torta di Wii. Sono curioso, vediamo. Te la faccio unboxare. Oh, porco. Ecco a te. Mamma mia, un altro pacco enorme. Ok. Ragazzi, non so cosa si vedrà bene, però... ah, questa è la versione red, ma bellissimo. Questa è solo la scatola, ragazzi. Lo capisco ovviamente dal peso. E qui c'è la console. Facendo attenzione. Ok. Ah, questo è lo stendino che lo tiene. Bello, veramente bello. Bella, eh? Molto bella. Non l'avevo mai vista così, lo sai. Questa è una edizione limitata. Ovviamente la cosa bella è che appunto ha tutto al suo interno. Visto le ho lasciate fuori dalla scatola per farvi vedere. Ossia il nunchuck, il controller, la basetta. Le due basette, una per la Wii e una per, come si chiama? Il sensore. Libretti. Istruzioni. Wii Sport. Ah, ok, era incluso anche il gioco. Però manca Super Mario. Il gioco di New Super Mario. Perché era un bundle. Era un bando. Sì. Ah, 25esimo anniversario. Sì. Ragazzi, è veramente bello. Faccio vedere bene la scatola. Ragazzi, questa è tanta roba. Molto bella la scatola, è in condizioni discrete, dai. Più che buone. Più buona delle altre. Sicuro. Guardate, comunque, l'unico difetto grande che ha è questo buco. Ah, è retro, vabbè. No, questo buco qua. Si può dire che è un burraffare? Ma con questa sì. Almeno questa qui sì. Funziona bene. L'hai già provata, ovviamente. Sì, ho già provato tutto. Ogni tanto vi faccio vedere delle clip che ho fatto. Ma poi è anche in ottime condizioni. Sì, qualche graffio lo ha. Ovviamente le cose con la scatola valgono di più. Scrivete qui sotto quanto vale questa. Prima di passare all'ultima tranche di console, vi faccio vedere gli accessori, i giochi che ci sono. Vediamo. Vabbè, qua neanche ve lo faccio vedere, ci sono 4 volanti e le barre sensori. Ovviamente c'ho tutta l'alimentazione, anzi vi faccio vedere già le alimentazioni, dai. Sono belli. Ecco, ho messo qua dentro tutte le alimentazioni che ci sono, di tutte le console che ho trovato. Sono tutte qua. Più ci sono anche i cavi video, in un'altra busta. Sembrano migliaia. Ok. Questa scatola... vi ricordo, ancora siamo nei 180 euro. Vi dico io quando sarà finito. Mancano questi accessori, giochi, più un'altra tranche di console. Ma quanto è brutta la parola tranche? Come si dice in italiano? Diciamo round. Più da Tekken. Tekken. Raga, quanto è bello Tekken 8. Ovviamente sono sempre a tema Xbox e Nintendo Wii. Fai vedere. Questa è la mappa di GTA 4. Questa è storia. Abbiamo Skate, Saints Row 2, FIFA 15, Ankara Messi, FIFA 14, Ankara Messi, FIFA 11, vediamo? No, non è Ankara Messi. Super Mario Bros, bello. Che non funziona. Peccato. Poi abbiamo
Questo cos'è? Non so. Space Camp, mai visto. Spero sia un bel gioco comunque. Abbiamo un disco di Need for Speed Underground 2. Ah, questo raga è un classico. Mario Kart, bello. Funziona. Ogni volta che trovo un Mario Kart non funziona. Ehi, hai questa maledizione. Minchia. Infatti guarda questo che cos'è. Un Mario Kart che non funziona. Esatto. Ottimo. Un altro Mario Kart che non funziona. Poi abbiamo, guarda, leggi questo titolo. Raga. Vediamo cos'è. Ah, Donkey Kong, raga. Bello questo. Donkey Kong Country Returns. Questo funziona bene. Poi abbiamo un disco masterizzato, perché l'Xbox 360 che vi ho fatto vedere prima è anche, legge anche i dischi modificati. Poi abbiamo questo transfer, siamo aspettati in questo lotto. Che cos'è, lo sai? Fammi vedere, scusa. Sembra un controller, ma non raga, lo so. I più esperti di voi lo sanno, che cos'è? Anche da sonaro non so rispondere, incredibile. È un il controller della batteria di Rock Band. Mamma mia, è che non ho mai avuto Rock Band, forse per quello che non lo conosco. GTA 4. Poi abbiamo GTA 4. Se non vi dico niente vuol dire che funzionano bene. Poi abbiamo, indovinate? GTA 4. No, il 5. Ah, nel 5. GTA 5. Poi abbiamo Shaun White. Questo è il più bello. Che non ho mai giocato a Shaun White. Io tutti i giorni. TV. Un gioco di motocross. E poi abbiamo qualche dischetto. Forza Motorsport 4, Skate, FIFA 16. Anche la Messi. Anche la Messi. Poi abbiamo i controller. Spoiler, questi dopo. Poi abbiamo ovviamente il Poi abbiamo scusa. Poi abbiamo il controller dell'Xbox 360. Dell'Xbox 360 White di della Ultimate Edition di Halo. Però funziona bene almeno. Quindi con l'Xbox 360 è vendibile, penso. Abbiamo questo controller del GameStop che non funziona. Ok. Poi abbiamo questo controller che non funziona. Quindi poi abbiamo, a caso, totalmente a caso, un controller Xbox One. Questo è un pezzo. Che non ho provato perché non ho Xbox One attualmente. Però si accende. Speriamo funzioni bene. Beh, sembra in buone condizioni, fai vedere. Questo è più importante. Sì, forse è ancora un po' sporco. Ma sì, sembra in ottime condizioni, voi che dite? Poi gli ultimi due controlli che sono qua ve li faccio vedere tra pochissimo, perché prima ultimo pacco dei 180 euro, sempre questo. Ok, un bel lotto per essere 180 euro secondo me. Ce la fai? Eicchia. Quanto pesa? Ok raga, abbiamo, wow, ovviamente una, due, due. Tre Xbox. Cominciamo da questa stronza, che purtroppo non funziona, immagino. Non legge i dischi. Ah, non legge i dischi. Mi sto aiutando con delle etichette, se no mi dimentico. Magari si potrebbe riparare, ma io non ho tempo. La venderò così o morirà insieme a me. Però è messa molto bene esteticamente questa, eh? Sì, non ha difetti. Magari c'è chi la vuole per riparare, collezione anche. Per collezione, sì. Mentre queste due non vedo etichette. Non vedi etichette. Questa infatti funziona bene. Esteticamente è messa peggio dell'altra. Tipo qua dietro vedete che probabilmente è stata aperta. Però funziona bene almeno. E poi abbiamo anche un controller a testa. Ottimo. Indovina, Cugi? Va culo. Esatto, non funzionano. Uno non funziona proprio, non si accende. Uno invece funziona i tasti direzionali e i tasti normali no. Non so perché. No. Perché erano veramente zozze. Avete visto una clip, ma erano tutte così zozze le cose. Quindi non abbiamo neanche un controller per questa Xbox. Come l'ho provata secondo voi? Con l'altro controller che era nell'altro video, se non vi ricordate. Questa, guardate che condizioni estetiche perfette. Questa è bella. Questa è fiamma, Questo va a giro. Questa è bellissima. È bellissima, da collezione. Non ha il controller, purtroppo. E soprattutto funziona? No. Aspetta, cosa? Non si accende. Ah, e non c'è l'etichetta. Perché tanto la riconosco questa. Non si accende. Non si accende. È un vero peccato. Minchia, ma proprio niente, raga. Cioè, non dà segni di vita. Chi un pochino sa il mercato dei videogiochi sa bene che si va oltre i 180 euro, quindi c'è un margine di guadagno. Questo bel pezzo, che poteva essere forse il pezzo più costoso di questo lotto, insieme magari alla Wii con la scatola, niente. Però molto bella. Magari me la posso tenere per collezione.
Uff. Facciamo un piccolo riepilogo. Abbiamo visto le due Xbox 360. Quella di Halo non funziona il tasto del carrellino. E poi abbiamo le tre Xbox Classic. Purtroppo quella più bella non funziona. Poi tutti quei giochi che comunque già solo con i GTA. Sono due GTA 4 e un GTA 5 che già valgono 35 euro solo quelli. Nell'8 Wii abbiamo 6 Wii, una nera, una rossa e 4 bianche. La rossa limited edition. Quelle bianche solo una non legge i dischi, quindi tre funzionano bene. L'8 Wii burro, più qualche gioco, come ho visto già Mario Kart, quanto si vende? 15-20 euro? Sì, Donkey Kong. Donkey Kong altri 10 per tenere la copertina magari. Più i volanti e accessori ovviamente. Più gli accessori, sì. Ora ci manca il secondo affare, che ovviamente non ha così tanta roba, però a me piace di più, soprattutto perché poi mi sono tenuto una cosa di quell'affare. Per te? Sì. Ah. Ogni tanto mi tengo qualcosa, raga, non posso vendere tutto. Come è giusto che sia, anche Salva è un collezionista. Il secondo affare, ho speso 100 euro ed è sinonimo del non arrendersi. Vi faccio vedere questi screenshot. Per alcuni affari ogni tanto lo faccio, è sempre bene tenersi contatto con le persone, scriverle ogni tanto per vedere se sono scese di prezzo. Se vedete una cosa che è in venduta da mesi e mesi, ogni tanto chiedete, come ho fatto io, e prima o poi ci riuscite. Anche io faccio così ogni tanto, me la salvo e poi ogni tanto dopo un po' torno. Ciao, a vedere. Ciao. Ma quindi è ancora disponibile? E ecco, questa signora alla fine ha ceduto alla mia richiesta di prezzo. Prima voleva vendere il tutto a 150, ma alla fine mi ha dato tutto questo a 100 euro. Prendiamo la scatola. E si vince. Oh, pensavo fosse una cosa pesante, capito? Io ho detto minca. No, dai. Allora, Louis Vuitton? Eia. Non è una torta. Guarda, questa qui è la scatola che mi ha dato la signora, Quindi l'aveva conservata qui, penso. Non è inerente a quello che c'è all'interno? No, è una torta. 100 euro di torta. Ah, ottimo. Buona. Spoilerone. Ah, Wii U. Comincio a prendere, Cucci. Allora, qua facciamo l'elencone. Un po' di giochi, ragazzi. Allora, abbiamo Minecraft, ragazzi. Poi abbiamo Splatoon. Ok. Poi abbiamo Sing Party. Questo... Sì, c'è anche il microfono qua. Bello, ti diverti. Ok. Poi abbiamo Just Dance, ovviamente, dopo Sing Party ci sta. Dopo che canti, una bel ballo. Un bel ballo, certo. Poi abbiamo New Super Mario Bros. U. Questo penso che valga. No, non tanto, 15 euro massimo. Meglio di niente. E poi infine, ragazzi, abbiamo Black Ops 2. Ok, questi erano i giochini. La cosa bella che è... sono completi. Completi. Senza un graffio. In ottime condizioni. Li trovo sempre in ottime condizioni. Perché non se ne sono cagati neanche quelli che l'hanno comprata la Wii U. Allora, insieme ai giochi della Wii U. Cosa ci potrà mai essere? La Wii U. Ovvio. E anche questa, la cosa bella che è veramente come nuova. La console. Eccola qua. Devo dire che è bella la Wii U, Esteticamente. Adesso vi faccio vedere il motivo per cui ho preso questo lotto. Okay. Non per i giochi, non per la Wii U, ma per i controller. Ah. Wii U Pro Controller, ottime condizioni. Anche questo tutto testato e perfettamente funzionante. Ah, il microfono. Vabbè, c'è il microfono. Sing Party. E poi abbiamo quattro controller, li faccio vedere tutti assieme. Due controller di Luigi. Ah, bello. E due controller di Bowser. Sono molto belli. E io mi terrò uno di Luigi, perché Luigi è il mio personaggio preferito. Patetico. Luigi è il migliore. Ma quando mai? Chi è il migliore? Secondo me Yoshi è il migliore. Ovviamente. Vota Luigi. Dai. O Yoshi? Vota qui sotto. Il secondo è Wario. Luigi è uno scemo, ha paura di tutto. Appunto, lui che ha paura di tutto affronta comunque tutte le avversità. Luigi sì. Mansion poi è il gioco migliore, raga. Qua dentro ci sono i cavi, eccetera. Tutto questo mi è venuto 100 euro. Okay. Dite che ci sta. Ecco, forse l'ho comprato solo perché volevo il controller di Luigi. Ragazzi, scriveteci qui sotto quale secondo voi è stato il lotto migliore tra i due. Dico i lati positivi di uno e i lati positivi dell'altro. Primo lotto, lato positivo, molta più roba, quindi più possibile guadagno, ma molto più lavoro dietro. Lotto numero 2, meno guadagno, però lavoro dietro quasi zero perché... condizioni impeccabili.
e le cose erano anche pulite, che io ci metto un sacco a pulire le cose perché non so dove la gente tenga le console. Povere bestioline. Burro ragazzi, ci vediamo alla prossima domenica. Ciao.